Ok, adesso praticamente quello che vogliamo fare è mettere in sicurezza il sito utilizzando un certificato SSL. Visto che il dominio l'abbiamo acquistato tramite Cloudflare, abbiamo anche l'opzione sul sito Cloudflare di decidere come fare, in che modo proteggere il sito. E possiamo farlo praticamente cliccando qui su SSL, TLS. E decidere il tipo di la modalità di encriptazione che vogliamo utilizzare. Selezionando full encryption, praticamente noi faremo un encrypting completo non soltanto dal browser Cloudflare, ma anche da Cloudflare al nostro server. Quindi in questo caso ci servirà di creare un certificato autofirmato da noi, appunto. Oppure potremmo utilizzare full strict e abbiamo appunto un'encriptazione end-to-end, ma ci richiede appunto l'utilizzo di un certificator di riconosciuto oppure di utilizzare Cloudflare. Possiamo anche selezionare questo e poi generare il certificato lato server utilizzando Let's Encrypt. E quindi lasciamo questa configurazione, entriamo nell'account Forge. E qui abbiamo praticamente sotto SSL abbiamo Let's Encrypt. Lo possiamo cliccare, otteniamo il certificato e aspettiamo e verifichiamo se l'installazione va a buon fine. La facciamo attenzione perché il certificato viene generato per entrambi i domini, sia il dominio originale pacificdevlearning.com, ma anche www.pacificdevlearning.com. Quindi se non abbiamo aggiunto né il record né il DNS per questo alias, la generazione appunto del certificato non andrà a buon fine. Allora, il certificato sembra essere andato a buon fine e abbiamo appunto già ce l'abbiamo già attivato. Allora, relativamente a quello che vi ho appena detto, appunto del record nel DNS, quello che dovete fare è cliccare su DNS e assicurarvi che ci sia un record anche per il www. Quindi fatelo in questo modo, scusate, in questo modo qui. Quindi il dominio principale è questo, pacificdevlearning.com. Io ho aggiunto un record nuovo cliccando su Add Record. CNAME, che praticamente è un alias che ci permette di puntare www su Pacific Dev Learning. Quindi se ve lo edito, queste sono le informazioni che ho inserito nel form che è apparso quando ho cliccato su Add Record. Quindi ho selezionato CNAME sottotype, CNAME, gli ho detto che devo utilizzare www, quindi il nome appunto è www, mentre l'IP a cui puntare è lo stesso IP, volendo che possiamo utilizzare per pacificdevlearning.com, quindi potremmo inserire questo direttamente qui dentro. Quindi il risultato è che appunto questo è un alias che punta sempre a questo sito e quindi automaticamente bisogna generare il certificato anche per questo alias. Un attimo che cancello, quindi una volta che avete aggiunto l'alias per il nome www e avete quindi fatto queste operazioni, potete generare il certificato lato Laravel Forge e automaticamente dovremo riuscire a vedere il nostro sito protetto da HTTPS. Vediamogli un attimo, infatti eccolo qui. Abbiamo appunto il lucchetto e possiamo andare nella tab di registrazione, creare un nuovo account oppure appunto loggarci in un account esistente nella nostra applicazione. Ok, grazie, ci vediamo nel prossimo video. Se il video vi è piaciuto mettete like, commentate se c'è qualche cosa che non vi riesce e se vi unite alla community su Slack Pacific Dev, trovate il link appunto nel video in descrizione. Se vi serve una mano appunto vi posso dare un aiuto anche tramite Slack. Nel prossimo video vediamo come fare il deployment anche di un sito statico sempre utilizzando Forge. Ciao, alla prossima!